Eccoci qua per una nuova ricetta. Prendiamo un pentolino così, ci rompiamo dentro un uovo. Eccolo qua. Ok, dopo aver messo l'uovo, mettiamo l'amido di mais, così, perfetto. Mettiamo lo zucchero. Eccolo qua, mettiamo lo zucchero. Ok, benissimo, e cominciamo a mescolare il tutto con una frusta, vedete? Così, sbattiamo bene in modo da togliere i grumi, ok, e ora aggiungiamo il latte. Ok, molto bene. Mescoliamo bene, portiamo sul fuoco e facciamo addensare la nostra crema. Dimenticavo, io metto anche un po' di vaniglia naturale in polvere per aromatizzare appunto la mia crema. Eccola qua. Ne metto di solito mezza bustina per questa dose, mezza bustina la metterò nella pasta, per cui andiamo sul fuoco e facciamo addensare. Okay, finché la crema è a riposo, in un'altra ciotola rompiamo un uovo, okay. Aggiungiamo lo zucchero, ok, benissimo, aggiungiamo un po' di vaniglia, quella che avevamo avanzato dalla bustina, eccola qua, ok, mescoliamo il tutto con una frusta o con una forchetta, sbattiamo un po' le nostre uova, il nostro composto. Eccolo qua. Aggiungiamo l'olio. Ok. E mescoliamo. Ok, aggiungiamo lo yogurt, gusto naturale o un gusto che preferite. Io stavolta sto usando il gusto al caffè, perché mi piace moltissimo crema e caffè. Ok, e mescolo. Mescolo tutto. Così. Bene, adesso aggiungiamo la farina setacciandola, eccola qua, ok, e poi setacciamo sempre mezza bustina di lievito, eccolo qua, perfetto. Ora non ci resta che mescolare il tutto. Ecco qua ragazzi la consistenza, vedete? Questa deve essere la consistenza, si deve tenere molto questa tortina. Ok, ok ragazzi, adesso prendiamo una forma diametro 20 cm, io ho la mano grande, poi mettiamo la carta forno sul fondo, vedete come ho fatto io, poi prendiamo un po' di carta assorbente, ci mettiamo un pochettino, vedete, di olio così, ok? Ci passiamo i bordi, ok, ecco qua, molto semplicemente, va bene, perfetto, pizzichetto di farina così sui bordi, ok, ecco qua, imburrata, e adesso versiamo la nostra tortina, cioè la nostra base,
Ecco qua. Versiamo la nostra base. Ok. Ok. E adesso, vedete, andiamo a distribuire la base, perché è una, diciamo, consistenza che si tiene, no? Per cui noi andiamo a distribuirla. Ok, così, molto bene, bene, così, oh, oh. Perfetto, ok, così, ora prendiamo la nostra crema, prendiamo una sacca poche, eccola qua, e ci infiliamo un, diciamo, beccuccio rotondo, eccolo qua, vedete, perfetto, adesso vado a mettere la mia crema qui dentro, eccola qua, ok, eccola qua, e andiamo a creare una griglia sulla nostra torta. Ok ragazzi, ecco qua, inquadro un po' dall'alto, andiamo ok, così, così, così. La nostra tortina è ora in forno. Eccola qua, la nostra tortina. Mamma che meraviglia! Caffè e crema. Adesso la lasciamo raffreddare e poi la tagliamo. Eccomi qua ragazze, allora il taglio di questa tortina, bella, reinquadriamo, guardate che bella, e veramente ragazze questa tortina l'ho fatta in 10 minuti, vi prometto, sono 10 minuti, vabbè, allora adesso la tagliamo, qua, pronta, eccola qua, ecco qua la mia nuova tortina, caffè e crema. Al posto del caffè potreste mettere anche cioccolato, potreste mettere, ma io qui ho usato un ingrediente con il caffè, andate a vedere qua, moment of assaggio, non puoi mancare, mi sono preparata la forchettina, ma in realtà vedete è una tortina che si può prendere così con le mani, per cui se si può prendere con le mani, ha un profumo da paura. A magno. Mamma mia. Mamma che buona. Peggiore. Oh, ma se sei buone, uno dice, ma ti dici sempre che sei speciale, ma se sei buona, speciale.